Tempi di otturazione, diaframmi e sensibilità del sensore sono sempre reciproci fra di loro. All'aumentare di uno deve diminuire uno degli altri valori e viceversa. Nella ripresa video in genere si determina la sensibilità della camera, supponiamo 400 ISO, mentre di norma il tempo di otturazione utilizzato è di un cinquantesimo di secondo. Non rimane che determinare il diaframma, in questo caso l'esposimetro ci indica F8. Se portiamo il diaframma a F1 e 8, abbiamo aperto di 4 stop. L'immagine è sovraesposta. Per ottenere un'immagine corretta, si deve agire sui tempi di otturazione, riducendoli di 4 stop, da un cinquantesimo a un ottocentesimo di secondo. Se riprendete soggetti in movimento, è consigliabile non scendere con i tempi di otturazione al di sotto della cadenza di ripresa, di norma 25 o 50 fotogrammi al secondo. Anche l'utilizzo di tempi rapidi può creare problemi. Guardate il ventilatore ripreso con vari tempi di otturazione. Si nota come con tempi troppo rapidi le pale appaiono nitide, ma innaturali per i nostri occhi. Quando si lavora con scarsa luce, è possibile aumentare la sensibilità della camera per ottenere la giusta esposizione. Questo può comportare però, specie con camere non professionali, l'insorgere di difetti nell'immagine, che sono chiamati rumore.